Ah, ciao Lucy. Come lo inizio questo video? Allora, vediamo un po'. Mi sono caccato sotto! Ma dimmi tu se uno non può rilassarsi un momento che deve beccarsi sti infarti. 2020? La finiamo? Che dici? Grazie. Che è successo? Stavo scrivendo un video che sarebbe dovuto uscire questa settimana. Quindi navigavo un po' per il web per farmi venire qualche idea, no? Come sempre. Quando all'improvviso, scimmia. Come scusa? Sorry! Qualcosa è andato storto. No, vabbè, lì per lì nulla di che. Controllo la mia linea, ma mi sembrava tutto ok. Provo ad entrare su YouTube con il cellulare, ma niente. Ecco, io ero collegato a Google con l'account del mio canale, quindi guardo in alto per vedere se fosse tutto ok e accedi. Accedi? Accedi cosa? Com'è il mio canale YouTube? Sorry, di che? Tesorro io, tesorro. Ma capisco che non è solo un mio problema. Quando scrivo a Lucy e le chiedo: ma a te va YouTube? No, non va proprio Google. Quindi in generale Google non stava funzionando. Non andavano neppure le sue principali piattaforme di condivisione e comunicazione come YouTube o Gmail. Ormai stavo pensando al peggio. Mi dico, ok, Edo, calma e cerca informazioni. Quindi mi fiondo su Instagram per vedere se altri creators se ne stessero preoccupando. E oibo! Non ero l'unico a preoccuparsene. Per YouTube è caput stamattina, non so cosa sia accaduto, stavo guardando della roba, una certa è morto. Oggi ce la prendiamo al massimo di riposo, ecco. Chiaramente noi dipendiamo dalla piattaforma, e se la piattaforma ci lascia a piotte, uno non può spingere. Noi dipendiamo dalle piattaforme. Quelle parole iniziavano a echeggiarmi nella testa senza sosta. È vero, io dipendo da YouTube. Lucy era preoccupata quanto me. E se fosse davvero successo qualcosa? E se avessimo perso tutto il lavoro fatto finora? Erano passati a malapena 20 minuti e già pensavo un piano B. Che faccio? Vado su un'altra piattaforma? Divento uno streamer? E la community? Che succederà a loro? Io gli voglio bene. Poi sai quanto è difficile crearne una da zero. Mannaggia, cavoli. Ma ormai stavo capendo che ragionare di sì e ma mi avrebbe solo fatto del male. Mi fermo, vado a pranzare e mi dico, poi ci penso. Ma sì, poi ci penso. Mentre faccio un boccone, distinto prendo il cellulare e apro YouTube. E lì, il mio canale è ancora lì, così come YouTube. Tutto è tornato alla normalità. In effetti iniziavo a sentirmi molto stupido per essermi preoccupato. Ma mi dico, fammi cercare informazioni sull'accaduto. Google sotto attacco hacker! Cosa? USA nel mirino degli hacker russi! E quando mai? Sempre loro. Uno degli attacchi più sofisticati degli ultimi 5 anni. Ah, insomma. Una robetta. Ma io adoro vedere come la community di YouTube in qualche modo deve sempre farsi riconoscere. Fanpage. I commenti sotto fanpage sono oro. Tipo, speriamo che non ci sono gli spammer. Chi scusa? Che sono una razza aliena, che sono? Perché Google non poteva crashare TikTok? Grande, russi. Stavo per essere interrogato. È esploso il mondo. Putin si è sempre lodato. Cosa? Ma mio God, boh, non lo so. Non mancano poi quelli che sono arrivati un po' tardi e non ci stavano capendo niente. Ma se sta funzionando? Plebei, l'hanno appena risolto. E infine, il genio. Io c'ero. Ti amo! Piccola nota, in post-produzione, Google dice sia stato uno squilibrio del traffico. Insomma, tutti si sono fiondati sullo stesso server ed è collassato tutto. Vogliamo crederci? Boh. Vedremo. Anche voi quanto siete teneri che mi avete scritto addirittura su Instagram perché vi siete preoccupati. Ma, insomma, tutto bene? Quel che finisce bene, no? Giusto? 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 Non lo so. Dopo tutta questa storia, c'è solo una parola che continua a ripetermi in testa. Yogurt. No, sono serio, seguitemi un momento. Il dominio dello yogurt è un cortometraggio animato della serie Love, Death and Robots. Racconta di come l'uomo sia incapace di badare a se stesso, tanto da scegliere di farsi guidare politicamente e socialmente da un latticino, uno yogurt mutante. L'uomo si trova così bene, è così felice di vivere sotto il dominio dello yogurt, che dimentica che quest'ultimo, se volesse, potrebbe andarsene quando vuole lui, da un momento all'altro, restando così a mani vuote. Raga! Questo sono io, raga! Lo siamo tutti! Siamo così tanto legati ai nostri comfort e i nostri comfort sono così tanto legati a queste infrastrutture che se un giorno tutto questo dovesse esplodere, che ne so, scomparire all'improvviso, probabilmente perderemo una quantità di dati, informazioni, contatti o addirittura lavori allucinanti. E io?
Io sto praticamente creando una carriera grazie a tutto questo. Se scompare tutto senza preavviso, che faccio? Me ne vado in rottamazione? No, please, no. Ma come ho detto prima, con i se e i ma non si va da nessuna parte. Meglio non fasciarsi la testa prima del dovuto. Cerchiamo solo di analizzare meglio noi stessi e le nostre vite e troviamo un equilibrio. Prevenire è meglio che curare, no? Sperando che non sia già troppo tardi. Ma probabilmente mi sa che c'ha ragione Zergantis. No, non me ne è fregato un ca... Anzi, ho visto e ho detto vai, vai con gli hacker, oggi mi riposo, vado a tagliarmi i capelli. Sono distrutto, Edo, sono distrutto. Vi siete impanicati anche voi? Spero che questo video vi sia piaciuto. Se sì, iscrivetevi e lasciate un like. Condividete il video con qualche vostro amico. E avete visto Edoardo Focose? Io sono Edoardo. E noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao!